Buongiorno a tutti, questo video ha una sola finalità, quella di dimostrare come vengono posizionate le trappole per le talpe, un annoso problema che molti hanno e che spesso non sanno come risolverla in maniera molto semplice. Io grazie a un suggerimento di un amico giardiniere ho imparato una tecnica che effettivamente mi sta dando degli ottimi risultati. Innanzitutto utilizzo queste sulle trappole, si trovano in qualsiasi ferramenta, sono trappole che vengono caricate in questa maniera, in maniera tale che una volta che la talpa entra dentro nel cerchio, fa vibrare questa linguetta e la parte superiore blocca la talpa all'interno della trappola. E questa è la trappola che utilizzo. L'altra cosa che utilizzo è un coltello normalissimo da cucina, un cucchiaio e un oggetto di questo genere che mi serve per far che cosa. Innanzitutto, adesso vi faccio vedere, questo era una zolla dove c'era il mucchietto della talpa. Con il coltello ho tagliato la zolla in maniera tale da intercettare il canale di passaggio della talpa. Qui c'è un punto, dall'altra parte, in questa direzione, c'è l'altro passaggio. A questo punto, con il cucchiaio, io pulisco la zona che chiaramente è un po' otturata, allargando leggermente i due fori, no? E con la spatolina, diciamo così, vado a pulire, ecco, ad esempio, da vari sassi e da varie zone, in pratica facendo quasi, diciamo così, in maniera una piccola pista, ecco, sotterranea. A questo punto prendo la mia trappola, la posiziono nella direzione, questo è il canale, lo posiziono in maniera che rimane molto ferma, carico l'altra trappola e la riposiziono invece nel canale che arriva da qua, alzo un pochettino e la spingo per terra in maniera tale che le due trappole siano ben fissate. Ho fatto come potete vedere, la zolla io la riposiziono e poi, ultimo punto, per evidenziare dove ho posizionato le trappole, metto in questo caso due piastrelle, comunque qualcosa che copra la zolla che ho appena coperto. Perfetto, ho finito. A questo punto aspetto normalmente un 24 ore, un 48 ore. Ricordo a voi tutti che cosa essenziale e determinante sia nel posizionare le trappole, sia nelle andarle poi a visionare la trappola, dovete sempre utilizzare i guanti, in quanto la talpa sente l'odore della pelle umana e di conseguenza non si avvicina in caso in cui abbiate toccato le trappole senza guanti. Ecco. Questo è tutto. Ciao, al prossimo video.